Benché suo padre avesse immaginato per lui un brillante avvenire nell'esercito, Hervé Jeancourt aveva finito per guadagnarsi da vivere con un mestiere insolito, cui non era estraneo, per singolare ironia, un tratto a tal punto amabile da tradire una vaga intonazione femminile. Per vivere, Hervé Jeancourt comprava e vendeva bacchi da seta. Era il 1861, Flaubert stava scrivendo Salammbô, l'illuminazione elettrica era ancora un'ipotesi e Abramo Lincoln dall'altra parte dell'oceano stava combattendo una guerra di cui non avrebbe mai visto la fine. Hervé Jeancourt aveva 32 anni, comprava e vendeva bacchi da seta. Per evitare i danni delle epidemie che sempre più spesso affliggevano gli allevamenti europei, Hervé Jeancourt si spingeva ad acquistare le uova di Baco oltre il Mediterraneo, in Siria e in Egitto. Attraversava 1600 miglia di mare e 800 chilometri di terra, sceglieva le uova, trattava sul prezzo, le acquistava. Poi si voltava, attraversava 800 chilometri di terra e 1600 miglia di mare e rientrava alla Ville de Dieu, di solito la prima domenica d'aprile, di solito in tempo per la messa grande. Lavorava ancora 2 settimane per confezionare le uova e venderle. Per il resto dell'anno riposava. Cari lettori, ben ritrovati. Oggi parleremo di Seta, di Alessandro Baricco. Torinese, nato nel 1958, laureato in filosofia, grande esperto e critico musicale, lavora in sceneggiature per la televisione ed è anche conduttore sia radiofonico che televisivo. La sua carriera di scrittore inizia con la saggistica, ma cura anche delle rubriche di critica musicale sulle pagine culturali di prestigiosi quotidiani. Nel 1991 i suoi primi volumi di narrativa, fra i molti questo piccolo libro, Seta, che lui definisce una storia, non un racconto, e dal quale è scaturito un monologo teatrale e un film. Siamo a metà 800 in un paesino della Francia meridionale, nel dipartimento dell'Ardèche, dove l'attività principale è la filatura della seta. Quell'anno un'epidemia attacca le larve dei bachi in Europa e il nostro protagonista, un uomo sulla trentina, commerciante, maritato e senza figli, viaggia abitualmente in Medio Oriente e Nord Africa per acquistare larve, che poi vende alla Ville Dieu, il suo paese. Ma quell'anno la malattia che le attacca si estende anche in quei paesi al sud dell'Europa, mettendo a rischio la produzione dei filati. Su consiglio di un suo amico imprenditore, Hervé intraprende un avventuroso e lungo viaggio in Giappone, che lo porterà ad acquistare preziose larve da un signore della guerra, che controlla quelle terre e che lo accoglierà come un ospite di riguardo. «Quasi tutto il mondo», disse piano Baldabieux. «Quasi», versando 2 dita di acqua nel suo pernò. Notte d'agosto, dopo mezzanotte, a quell'ora di solito Verdun aveva già chiuso da un pezzo. Le sedie erano rovesciate in ordine sui tavoli, il bancone l'aveva pulito e tutto il resto. Non c'era che spegnere le luci e chiudere, ma Verdun aspettava. Baldabieux parlava. L'ultima cosa che disse fu: «Non c'è scelta, se vogliamo sopravvivere, dobbiamo arrivare laggiù». Silenzio. Verdun, appoggiato al bancone, alzò lo sguardo verso i due. Baldabieux si impegnò a trovare ancora un sorso di Pernod nel fondo del bicchiere. Hervé Jeancourt posò la sigaretta sul bordo del tavolo prima di dire: «E dove sarebbe di preciso questo Giappone?» Baldabieux alzò la canna del suo bastone puntandola oltre i tetti di Sant'Agust. «Sempre dritto di là», disse, «fino alla fine del mondo». Spinto dalla carenza di larve in Europa, ma anche dall'incontro con una misteriosa giovane, Hervé tornerà in Giappone per 4 anni consecutivi, percorrendo sempre lo stesso lungo e avventuroso tragitto,
sempre nel periodo dell'anno da ottobre ad aprile, per scongiurare l'arrivo del caldo che farebbe schiudere le larve durante il viaggio, fino a quando una sanguinosa guerra deciderà le sorti. All'uomo più imprendibile del Giappone, al padrone di tutto ciò che il mondo riusciva a portar via da quell'isola, Hervé Jeancourt provò a raccontare chi era. Lo fece nella propria lingua, parlando lentamente, senza sapere con precisione se Harakei fosse in grado di capire. Istintivamente rinunciò a qualsiasi prudenza, riferendo senza invenzioni e senza omissioni tutto ciò che era vero, semplicemente. Harakei ascoltava, senza che l'ombra di un'espressione scomponesse i tratti del suo volto. Teneva gli occhi fissi sulle labbra di Hervé Jeancourt come se fossero le ultime righe di una lettera d'addio. Nella stanza era tutto così silenzioso e immobile che parve un evento immane ciò che accadde all'improvviso e che pure fu un nulla. D'un tratto, senza muoversi minimamente, quella ragazzina aprì gli occhi. Hervé Jeancourt non smise di parlare, ma abbassò istintivamente lo sguardo su di lei e quel che vide, senza smettere di parlare, fu che quegli occhi non avevano un taglio orientale e che erano puntati con un'intensità sconcertante su di lui, come se fin dall'inizio non avessero fatto altro da sotto le palpebre. Ho la convinzione che farsi raccontare una fiaba, anzi una storia, come ama definirla Baricco, inneschi anche negli adulti un effetto calmante e rilassante, così come succede ai bambini. Se poi è raccontata bene, usa precisi riferimenti storici e geografici ed evoca atmosfere esotiche, personaggi misteriosi, un affascinante mercante di larve e un'enigmatica fanciulla prigioniera di un potente principe, allora la formula è vincente e ci trova predisposti a credere ad ogni parola, perché certe volte le favole ben scritte sono più convincenti di una realtà mal raccontata. Certo, ad ottenere un'atmosfera fiabesca contribuisce un sapiente uso della tecnica narrativa, ripetendo per esempio durante il racconto le stesse parole per descrivere il suo tragitto verso il Giappone, giusto con qualche variazione, creando un'idea ciclica del tempo. Hervé Jeancourt partì con 80.000 franchi in oro e i nomi di tre uomini procuratigli da Baldabieu, un cinese, un olandese e un giapponese. Varcò il confine vicino a Metz, attraversò il Württemberg e la Baviera, entrò in Austria, raggiunse in treno Vienna e Budapest per poi proseguire fino a Kiev. Percorse a cavallo 2.000 km di steppa russa, superò gli Urali, entrò in Siberia e viaggiò per 40 giorni fino a raggiungere lago Baikal. Ridiscese il corso del fiume Amur, costeggiando il confine cinese fino all'oceano, e quando arrivò all'oceano si fermò nel porto di Sabirk per 11 giorni, finché una nave di contrabbandieri olandesi non lo portò a Capo Teraya, sulla costa ovest del Giappone. A piedi, percorrendo strade secondarie, attraversò le province di Ishikawa, Toyama, Niigata, entrò in quella di Fukushima e raggiunse la città di Shirakawa. La girò sul lato est, aspettò due giorni un uomo vestito di nero che lo bendò e lo portò in un villaggio sulle colline dove trascorse una notte e il mattino dopo trattò l'acquisto delle uova con un uomo che non parlava e che aveva il volto coperto da un velo di seta nera. Al tramonto nascose le uova tra i bagagli, voltò le spalle al Giappone e si accinse a prendere la via del ritorno. Il romanzo ha solo 100 pagine, ma 65 capitoli brevissimi. Si lascia leggere in un giorno, ma rimane in mente a lungo. Fa riflettere sul peso delle emozioni trattenute e dei sentimenti inespressi, ma anche sulla capacità di alcuni uomini di accettare con serenità il proprio destino. Il resto del suo tempo lo consumava in una liturgia di abitudini che riuscivano a difenderlo dall'infelicità. Con questa citazione vi saluto, vi auguro una buona lettura e vi rimando al prossimo appuntamento.